Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Mattia. Oggi andremo a preparare una ricetta tipica di questa stagione pasquale, l'agnello al forno. Sigla! Per questa preparazione ci occorreranno dell'agnello, del rosmarino e della salvia, sedano, carota, cipolla e aglio che io ho già tagliato, del ginepro e del pepe in grani, del sale, del vino bianco e dell'olio. Iniziamo. In una padella vado a sigillare la carne di agnello. Quindi a padella calda vado ad inserire l'agnello. In una pirofila da forno metto le verdure, l'agnello, le erbe aromatiche, in questo caso rosmarino, salvia, il sale, il ginepro e il pepe, l'olio ed il vino bianco. Copro con carta alluminio e faccio cuocere in forno statico a 160-170 gradi per circa 3 ore. Nell'ultima mezz'ora di cottura vado a togliere la carta alluminio. Io vi ricordo di mettere un bel pollice in su a questo video, iscrivetevi al mio canale, seguitemi nei miei social network, Facebook ed Instagram e augurandovi buona Pasqua, io vi aspetto sempre qui con una nuova ricetta. Ciao!